Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Anche questa settimana Nintendo ha annunciato delle novità importanti a proposito della sua Switch, o per meglio dire, della famiglia di Nintendo Switch. Se infatti è proprio di mercoledì scorso l'annuncio in pompa magna di Lite, la versione esclusivamente portatile di Switch, oggi un po' più in sordina la casa di Kyoto ha annunciato che da metà agosto, e probabilmente a settembre in Europa, sarà messa in commercio una nuova revisione del modello base. Prima di andare a vedere nel dettaglio quali saranno le differenze sostanziali di questa nuova versione, lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Bene, ve lo dico da subito, è inutile che saltate sulla sedia in preda all'emozione, perché qui non ci troviamo di fronte ad una versione pro della Switch, ma semplicemente ad una piccola revisione hardware che porterà però a un sostanziale miglioramento. Se infatti la console rimarrà identica in tutto e per tutto rispetto all'unico modello acquistabile fino ad oggi, sarà la durata della batteria a giovare pesantemente da questo update. Nintendo parla infatti di una carica estesa che può arrivare fino a 9 ore di utilizzo, a seconda ovviamente del gioco con quale si mette sotto sforzo la console. È un incremento notevole, praticamente del 50% rispetto all'attuale Switch, e questo grafico riassume perfettamente la gerarchia piramidale dei tre modelli presto in commercio. È interessante notare come la nuova Switch molto probabilmente usufruirà degli stessi processi produttivi del processore Tegra utilizzati per la versione Lite, che però a questo punto ha già perso il primato di Nintendo Switch con la batteria migliore, visto che va a collocarsi, in termini di autonomia, esattamente a metà tra le due versioni. Proprio per questo, secondo me, la Nintendo sta ingenuamente creando troppa confusione e non sta differenziando a dovere i due modelli della famiglia Switch. Ad una settimana dal suo annuncio, sappiamo che la Lite costerà 100 euro in meno, ma non sarà collegabile al televisore, perderà le peculiarità del sistema di controllo insieme al supporto dell'HD Rumble e ora avrà anche una batteria meno performante rispetto al modello base. Praticamente Nintendo sta facendo di tutto per rendere sempre meno appetibile la Lite al suo pubblico, il che, lasciatemelo dire, è proprio paradossale. A questo punto, perché non creare effettivamente una versione Pro che distacchi nettamente gli altri modelli? Poi, se a qualcuno interessasse, sono state annunciate anche nuove colorazioni dei Joy-Con, giusto per ribadire il concetto «ecco cosa vi perdete acquistando la Lite», ma soprattutto anche la data di uscita ufficiale di Luigi's Mansion 3, che udite udite sarà il 31 ottobre, l'uscita del gioco horror di Nintendo. In concomitanza del giorno di Halloween era facilmente prevedibile e mi domando perché non si siano sbilanciati durante le 3 invece di rimanere su un generico 2019. Comunque poco importa, perché questa è l'ennesima conferma che avremo una seconda metà 2019 ricca di uscite importanti e ovviamente non vedo l'ora di poter provare le nuove avventure di Luigi. Che dire ragazzi, che ne pensate di questa upgrade per la Nintendo Switch? Siete felici o anche voi avete delle perplessità? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, con il 50% di carica in più, ciao!